ossessivo il mio rapporto con la musica. Ho 52.000 file di dischi e quindi la musica parte la mattina e finisce la notte. L'ascolto in bagno, poi l'ascolto in studio, poi l'ascolto in macchina, qualche volta alla televisione e poi la notte quando non dormo. Quindi la musica è per me decisiva, non dico la famosa parola colonna sonora perché mi viene da vomitare, però è importantissima anche per trovare delle idee come quella stella. Quella stella nasce forse dopo aver sentito una canzone della colonna sonora, non lo so, La 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 Land, dico per dire, dove c'è una canzone che proprio parla di stelle, visto che siamo a Los Angeles. La musica che preferisco? Boh, direi tutta, perché in questo programma ci sarà una serie abbastanza lunga di pezzi che vanno da Funicolì Funicolà, cantata però da Pavarotti, passando agli Astri, che fanno della musica più vicina al jazz che non al funky. Ci sono pezzi disco, c'è l'inno inglese, quindi direi che da ogni punto di vista, da ogni longitudine, troviamo musica per tutti i gusti e quindi anche per i miei. Ma qual è la musica che preferisci in assoluto? Cioè un periodo musicale? Beh, gli anni 70 sono quelli che preferisco, però io ascolto anche musica indie, garage, rap, classica, molto il jazz, molto le colonne sonore, anche perché la musica, ripeto, è per me è stimolo per scrivere e immaginare mondi diversi da quelli che vivo quando cammino per Corso Buenos Aires. Ecco, c'è un ritorno al vinile. Secondo lei è un ritorno così casuale o no, nostalgico? No, sono i corsi e i ricorsi storici. È giusto che torni, anche se credo che oggi la tecnologia che ci dà suoni digitali ma perfetti, indistruttibili, vincerà comunque.